Vedete quanto conta nello sport giocare con la testa leggera, fare un campionato dove la pressione è soltanto quella della partita, non quella del rincorrere i sogni degli altri. Ve l'ho già detto in altre occasioni, quando rincorri i sogni tuoi non senti la pressione, senti il godimento di provare a raggiungerli. E la partita di stasera è stata una testimonianza evidente di tutto questo. Io non sapevo quanto ne avremmo avuto, avevamo un americano con una mano sola. Ho avuto la sensazione che avremmo vinto quando ho visto lui nella stanza dei fisioterapisti, che si è fatto infiltrare e ha detto: io gioco. E poi ha detto: infiltratemi anche la caviglia, perché mi fa male anche la caviglia. E quindi quando un ragazzo della California, che conosce poco di Verona, fa una roba del genere. L'ho detto ai ragazzi prima di iniziare la partita, quando vai in guerra di solito ti scegli i soldati, in realtà noi soldati li abbiamo scelti senza conoscerli, e il 18 di agosto non sapevamo che soldati avevamo selezionato e sarebbero stati i nostri compagni di viaggio, ma un mese, due mesi, tre mesi, quattro mesi, e questi erano una truppa cammellata, cioè veramente una squadra in missione. Sono stati commoventi, fantastici, fantastici, perché se, è brutto dirlo in un momento in cui non si deve parlare di queste robe, ma diciamo che se c'è da fare una scazzottata li voglio tutti accanto a me, perché sono sicuro che alla fine dalla scazzottata ci si esce noi, perché questi hanno le palle vere, perché vincere una partita del genere in questo modo, ribaltare una serie, arrivare alla 14ª partita in 35 giorni, se non sei un uomo vero non lo fai, e questi sono veri, porca troia, ma veri veri. Scusate ogni tanto qualche interiezione un po' colorita, ma la verità è che si dice sempre, no, li voglio bene come se fossero i miei figlioli, lo diano tutti, e la verità è che questi sono veri, veri davvero, cioè veri sul serio, sono tosti, sono cattivi, sono sul pezzo, non hanno mollato un secondo. E poi il godimento più bello è stato vedere che tutti e 10 hanno dato un contributo significativo. E ogni tanto ho avuto la sensazione che qualche responsabile del CNA mi potesse strappare la tessera per qualche quintetto e mettevo in campo, e invece no, invece era giusto così. E quando io in modo codardo non ho assecondato questo flusso, noi abbiamo giocato male o abbiamo perso. Quando invece, come è giusto che sia, ti fidi dei tuoi soldati, magari perdi, però non hai niente da recriminare. E stasera, tra l'altro, se non sbaglio, non abbiamo perso.